Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Questa qui è la seconda parte del video refill unghie. Utilizzo il semipermanente per realizzare queste unghiette qui. Se vi siete persi la prima parte del video, vi consiglio di andarla subito a guardare, in cui appunto mostro la rimozione del vecchio semipermanente e vi mostro anche, diciamo, la corretta preparazione dell'unghia per poi applicare al di sopra il semipermanente o anche il gel. Quindi andate a guardare quel video se non l'avete ancora fatto, nel caso in cui l'avete già guardato, vi lascio all'applicazione del semipermanente. Come primo step, ovviamente applico il nail prep di La Femme Professionnelle. Dopo aver limato le mie unghie, vado ad applicarlo sulla zona della ricrescita ed aspetto che si asciughi in modo naturale, quindi il nail prep non va catalizzato in lampada. Una volta asciutto vado ad applicare la mia base, utilizzo questa qui di La Femme Professionnelle, la G003. Questa qui è una base nude, quindi la vado ad utilizzare come se fosse un gel cover, anche se in realtà non è molto coprente, però diciamo che l'effetto non mi dispiace per niente. Quindi la vado ad applicare facendo attenzione ai bordi e tutto, e poi la catalizzo in lampada per 60 secondi e faccio questo procedimento per tutte le unghie. Una volta aver catalizzato, vado a questo punto ad applicare il colore. In questo caso vado ad utilizzare l'H233 per una mano e l'H231 per l'altra. Questi qui sono dei colori glitterati di La Femme Professionnelle, super, super belli e luminosi. E quello che vado a fare è semplicemente creare una sorta di
di French e sfumarla poi verso la parte iniziale dell'unghia in modo da avere questo effetto graduato, diciamo brillantinato, super super carino, come se fosse quasi un baby boomer di glitter, ecco. Una volta soddisfatta dell'effetto finale, vado a catalizzare lampada per 60 secondi e non faccio altre passate perché diciamo che l'effetto mi soddisfa e non voglio che sia troppo evidente, voglio che sia una cosa proprio graduale. Comunque, una volta aver catalizzato, vado a questo punto a sigillare il tutto con il Top Coat No Wipe, sempre di La Femme Professionnelle. Questo video non è in collaborazione con La Femme Professionnelle, però sapete, amo i loro prodotti, mi ci trovo veramente molto bene e quindi li utilizzo sempre praticamente. E quindi vado a sigillare il tutto, applico per bene il top coat, uno strato molto molto sottile, e poi lo catalizzo in lampada per 60 secondi. Quindi queste unghie veramente le fate in pochissimo tempo e sono super particolari e carine secondo me. Purtroppo ho dimenticato di registrare anche la parte dove applicavo il top coat, diciamo, nel resto delle unghie, però ho fatto semplicemente questo. Quindi nulla ragazze, alla fine, dopo aver catalizzato il top coat in lampada, vado ad applicare anche l'olio per cuticole. Questo qui è l'olietto alla fragola, super profumato, uno dei miei preferiti. Una volta averlo applicato vado a massaggiarlo per bene e diciamo che se c'è prodotto in eccesso lo vado a rimuovere con una semplice velina. Quindi ragazze, nel frattempo che faccio questo procedimento qui, volevo invitarvi a seguirmi anche su Instagram, dove pubblico sempre un sacco di cosine riguardanti le unghie, i video. E andate a seguirmi anche sul canale Telegram, che vi lascio come sempre qui giù in descrizione. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se vi è stato utile e l'avete apprezzato, vi invito a lasciare un bel pollice in su per supportarmi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!